Sì, buonasera, buonasera Tursi, mi fate sentire il vostro calore? È bello vedere una piazza così gremita per un'occasione tanto importante. Benvenuti a tutti alla terza serata del premio Cultura e Sapori nella Rabatana. Questa è una serata importante perché è la serata conclusiva e stasera verrà assegnato il premio Rabatana d'Oro. Ci saranno ospiti molto importanti, sarà una serata ricca di appunto tante personalità eccellenti, lucani doc, persone che si sono distinte in diversi campi, dall'arte alla politica, istituzioni, quindi buona serata, ci sarà tanta musica, ci sarà tanta poesia, Tursi è la terra della poesia e quindi io mi auguro di vedervi ancora più numerosi nel corso della serata e di sentire sempre più il vostro calore. Grazie, allora apriamo se il nostro Romualdo è pronto con una prima canzone, un primo brano. A te Romualdo. Buonasera. And there's you, Mrs. Robinson. Yes, who saw you more than you now? Oh, oh, oh. God bless you, please, Mrs. Robinson. Happy hola, please, for you spray. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. We do not know how little bit about your face. Why do you to bring the way you are yourself? Look around and all see how we see pity the eyes. Stall around the grounds, and you feel it at your home. And there's you, Mrs. Robinson. Yes, who saw you more than you now? Oh, oh, oh. Just please you, please, Mrs. Robinson. Yes, we all have all the obvious brain. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Happy little hopeless on the album goes. I need to bring to when you can hex. It's a little secret, just the Robinson affair. Mind you where you go to hide you and you and you be. Mrs. Robinson, yes, who saw you more than you now? Oh, 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 just be
kiss you please, Mrs. Robinson, at the hall I please for his prayer. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Sitting in the sofa on the Sunday afternoon, with the candidate, the debate. This about it, is the about it, don't you show? If you let you do, and you happy, and you do, and I see you, Mrs. Robinson, Jesus, have you more, that you now? Oh, oh, oh. Goose, please, you please, Mrs. Robinson, happy, hola, please, and for you spray. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Una vecchia canzone di Paul Simon e Garfunkel, Simon e Garfunkel era Mrs. Robinson. Grazie. Buonasera a tutta la piazza, a tutti voi signori. La manifestazione che prende il nome Cultura e Sapore in Rabatana. Quindi quale migliore occasione per la poesia madre di Albino Pierro, che per me vuole essere come una preghiera di rinascita per quel luogo che custodisce la nostra identità storica e culturale. È la poesia dialettale quale patrimonio e bene immateriale dell'umanità. Tale bene che queste pietre raccontano, parlano all'animo sensibile. E quindi bando alle mie parole, ma con i versi di Albino Pierro, a Rabatena. Che ci arrivela Rabatena, se indiana da Patriz, capare una schea a puntellete, anna timpa sciullete, quando il tempo è in giro, attorno attorno, a terra di Aram, ci ambite all'uso come un specchio, e quando si fa notte, c'è un fruscio di vento che si ammuccia tanti fossi e riviglia tu cuc e ci fa nascere un mare d'erva. Povera cristiana, ci dormine chi ciuccia e chi purcell da chi le chiese nivra come i forchi. Eppure mo le chiamano beduina. Camorga su triste e fena sgrogno a pescunete e a lema de curtel. C'è aria fina alle davate quando viene da stete e non porta se poi c'è fena fer e chiamano tauti cucquel e la verba vre che le cafeni ravatanese quando c'è nazite. Vende per i ricchi che non sente. Che tar, mandoline e colpe scure, scamizze d'ognuna, d'organette e batterie, entrone de tammur. Ma io le voglio bene a Rabatena. Camorga c'è morta mamma mia. Le portare neanche su paseggio che mendi fascia come Anna Maron con bambinella in brazzo. Che le sabato o tempo che passete e non torna ancora a Lupaz. Albino Pierro. Bravo Paolo. Signori, permettetemi di
commentare brevemente solo il verso conclusivo di questa poesia, perché Pierro si riferisce alla nascita del poeta nell'ultimo verso, richiamando quella che purtroppo è la sua tragedia umana, però richiamando all'attenzione quello che è il tema della rinascita, cara Eva, quella che in questi anni stiamo vivendo proprio lassù, in quel borgo, questa rinascita, perché lui è come se attendesse sempre il ritorno di sua madre al palazzo. E io, oltre ad essere appassionato di poesia, grazie alla mia famiglia, e questo non vuole essere uno sproloquio assolutamente, però l'abbiamo chiamato proprio Palazzo dei Poeti, quel luogo lassù che dà inizio a quello che è il processo di rinascita in quel luogo purtroppo abbandonato. E che oggi finalmente notiamo come piano piano gli occhi del mondo si stiano rivolgendo e ascoltando quello che quelle pietre hanno da raccontare, custodi delle nostre memorie storiche, e quindi è il periodo più bello per quel luogo lassù che si chiama appunto Rabatana, il periodo della rinascita, e tutti noi, anche i più scettici, oggi finalmente stanno vivendo questa grande profumo di rinascita, perché vediamo tutti i giorni come il turismo e gli occhi della cultura si stanno avvicinando a questo luogo che è patrimonio dell'umanità, quindi dei tursitani senza dubbio, perché custodisce quella che è l'anima e la cultura del nostro popolo, perché nasce da lì, ma poi diventa patrimonio dell'umanità. Grazie Paolo Popia, davvero mi sembra un inizio meraviglioso di questa serata del premio Rabatana d'Oro e appunto della manifestazione Cultura e Sapori nella Rabatana. Paolo, hai detto delle parole meravigliose, quindi io ti ringrazio, perché io non avrei saputo fare assolutamente meglio, anche perché sei un tursitano doc, hai una sensibilità che va oltre, perché hai la sensibilità dell'arte, la sensibilità del poeta, oltre a recitare le poesie in questo modo meraviglioso che tutti voi avete potuto ascoltare con la forza della lingua dialettale, che è una lingua vera e propria, hai anche l'arte del comporre, quindi scrivi anche, quindi c'è anche l'ascolto delle pietre, e sicuramente questo paesaggio, il vostro paesaggio, mi rivolgo ai tursitani e a tutti i turisti, le persone che vivono fuori, che oggi si trovano qui, questo paesaggio sicuramente ispira moltissimo. Paolo, io vorrei ricordare che poi tu hai portato la tua arte, quindi anche quella che è la cultura di Tursi, con tutti i sapori, gli odori di Tursi, li hai portati anche in altri lidi molto lontani, come ad esempio il Lido di Venezia, al Festival del Cinema di Venezia, quindi è stato un modo per far conoscere in maniera diversa quella che è la nostra terra, e forse anche al di là di quelli che sono i cliché, no? Di quello che si vede sempre, e quindi un ringraziamento da parte di tutti noi va a te per quello che è il tuo lavoro, quello che è il tuo impegno, e per come rappresenti quella che poi è l'anima dei tursitani. Tu sei un altissimo rappresentante di questa terra, come ce ne sono molti altri. Noi in te abbiamo stasera un rappresentante su questo palco, quindi ti ringraziamo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa rispetto a quello che hai detto, ma hai detto delle cose splendide. No, ha già detto tutto Eva, io ribadisco soltanto veramente di sentirci usare e chiudere con un termine importante che si chiama orgoglio. Ecco, tutti noi dobbiamo essere orgogliosi, al bando le invidie, e siamo finalmente orgogliosi di avere un luogo che ci invidia e ci apprezza tutto il mondo. Buonasera signori. Grazie Paolo Popia. E allora mi sembra davvero che si sia aperta benissimo questa serata con la musica, con la poesia, con le parole del vostro poeta più eccelso, che è Albino Pierro, un'eccellenza lucana. E io vi do di nuovo il benvenuti e il bentrovati in questa manifestazione, come vi dicevo, Cultura e Sapori Antichi nella Rabatana, organizzata dall'Associazione Terre Lucane, che intende promuovere la cultura, il centro storico e l'aggregazione. Salutiamo
il presidente Nunzia Di Bernardi, che poi successivamente ci raggiungerà qui sul palco. E questa è la serata conclusiva di questa manifestazione, che è alla sua prima edizione, come dicevamo, e ci auguriamo, visto il successo di quest'anno, che naturalmente abbia tantissime altre edizioni, che diventi una costante di questa terra, che sia un appuntamento per il popolo di Tursi e per il popolo tutto dei lucani e non. E questa serata è una serata, come dicevo, che vede dei protagonisti doc, e quindi vi invito a restare, perché è davvero, sarà davvero uno spettacolo molto, molto bello. Per la realizzazione di questa serata naturalmente sono state impiegate tante forze, e quindi vorrei ringraziare subito tutti gli sponsor che hanno contribuito all'iniziativa. Io li scorro velocemente: è il sindacato UGL, la Fiat Carlo Magno Policoro, la Rondine, la Quet di Tursi, il ristorante Il Limoncello di Gino Tarulli, le onoranze funebri di Salvatore Gulfo, Malu Fruit di Vito Digno, l'Oasi della Frutta di Felicetta Leo, il bar Excalibur, il panificio di Santa Maria e il panificio di Cafaro. Naturalmente il ringraziamento anche alle forze dell'ordine, vigili urbani, carabinieri, la protezione civile, che in questa, come in tutte le altre manifestazioni, naturalmente si impegnano e rendono possibile tutto quello che voi vedete. Quindi, ma tutti i ringraziamenti, probabilmente anche più attenti e dettagliati, li farà poi la nostra presidente di Terre Lucane, Nunzia Di Bernardi. Un altro ringraziamento però doveroso da fare è al comune di Genova, poiché appunto Tursi è gemellata con Genova, e con propria delibera il comune di Genova ha proprio deciso di sostenere a questa iniziativa, e quindi di partecipare all'iniziativa Culture e Sapori nella Rabatana, proprio perché chi crede nella forza di un borgo così bello, così importante, crede nel valore della diffusione, di far rinascere, come si diceva all'inizio, di far rinascere un luogo che conserva una cultura importante, che non va persa. E il sindaco Marta Vincenzi, che ringraziamo vivamente, ha promesso di essere qui a Tursi in autunno anche per ristabilire quei rapporti, rinforzare quei rapporti con la città di Tursi, dovuto alla prestigiosa famiglia dei Doria. Ma anche su questo argomento torneremo nel corso della serata. A me piace iniziare subito in maniera importante, andare a darvi subito un assaggio di quello che è questo premio, e quindi iniziamo subito con una personalità di altissimo livello. Quindi io vorrei chiamare qui sul palco il Monsignor Francesco Cuccarese per stare qui, con cui va il nostro applauso. Chiamo qui sul palco, prego. Monsignor Francesco Cuccarese, che il suo servizio sacerdotale episcopale lo vede prima parroco a Teana a San Giorgio Lucano, poi arcivescovo di Acerenza nel 79, poi Caserta, e dal 1990 Pescara e Penne. Vorrei salutare e anche ringraziare per la loro presenza Don Battista e Don Giovanni, che si trovano qui in piazza di Maria Santissima dell'Anglona. Buonasera Monsignore, un piacere averla qui. Allora, intanto è veramente un grandissimo onore averla qui con noi. Io ho elencato velocemente quello che è stato il suo percorso episcopale, ma ci tenevo a citare alcune delle tantissime iniziative e opere di cui lei si è interessato. E, c'è stata la realizzazione delle scuole elementari a Mosca per cattolici ortodossi, come da suggerimento del Santo Padre Giovanni Paolo II, il centro di recupero infanzia e ragazzi a San Salvador di Bahia in Brasile, il seminario a Minsk in Bielorussia, una casa ragazze madre a Valdovice, paese di nascita di Giovanni Paolo
Paolo II ed intitolato alla Madre Emilia, ed è stato inaugurato dallo stesso Santo Padre nel mese di maggio 2003. Il seminario interdiocesano di Leopoli in Ucraina, e i lavori sono iniziati nel 92 e completati nel 2002, ed è stato inaugurato anch'esso da Giovanni Paolo II. La nuova grande chiesa parrocchiale a Zakopane in Polonia, promossa ed inaugurata dal Santo Padre Giovanni Paolo II, è consacrata dal Cardinal Makarski. È il centro di formazione degli operatori sanitari per la cura delle lebbrosi a Cotonou nel Benin. Sono veramente solo alcune delle opere che lei ha realizzato e di cui noi veramente la ringraziamo tantissimo. Una persona come lei, che ha fatto un percorso di questo tipo, portando il messaggio di Cristo, e ha sicuramente qualcosa da raccontare, e io mi chiedo, già guardandola vedo un'immensa bontà, e lei ha visto tante cose. Cosa porta scolpito nel suo cuore? Non è facile raccontare la vita di oltre 80 anni. Marzo prossimo 82, così significa vittoria. Già essere riuscita a superare tanti anni, e nonostante le mie difficoltà non posso non dire grazie al Signore, grazie alla mia famiglia, grazie a tutti voi di Tursi, che vi porto nel cuore. Il mio cuore adesso è un po' sofferente, ma vi porto nel cuore. Non posso più gridare come una volta, però mi sento talmente portato nel dimostrare a voi affetto e simpatia, per cui dimentico anche la mia persona per dirvi: vi amo realmente con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le mie possibilità. Grazie al nostro signor sindaco, grazie a Don Battista, grazie a Don Giovanni, grazie al nostro vescovo, sua eccellenza Noè, presente spiritualmente in mezzo a noi. Grazie alla presidente, grazie agli amici che ci hanno invitati, e grazie anche alla presenza del nostro ambasciatore, illustre personaggio di Lauria, che io ho avuto la possibilità di conoscere quando era veramente molto piccolo, quando sono andato a predicare per il Beato Lentini e per altre situazioni, che essendo vicario della diocesi il vescovo mi spingeva per andare a predicare in quelle zone. Allora, Monsignore, noi tutti ricordiamo, e lo vediamo anche adesso dalla forza, l'energia che ha, ci ricordiamo del suo incitamento impetuoso a Pompei in occasione del decennale dell'Episcopato di Monsignor Nolè. Cosa ci vuole dire a tale proposito? Posso dire soltanto che ho una grande stima e affetto anche verso Sua Eccellenza Nolè, e festeggiando il suo decennale della presenza pastorale qui a Tursi, il vescovo ha invitato tutti i diocesani a recarsi al santuario di Pompei per pregare la Madonna di Pompei per il suo ministero pastorale, e io sono andato da Tursitano, sono andato insieme con gli altri amici di Tursi, e non potevo non rivolgere il mio saluto, il mio augurio per altri anni, non solo per la sua presenza qui in diocesi, ma essendo la Chiesa universale, dovunque il Papa dovesse inviarlo, porterà nel cuore la città di Tursi della sua diocesi, e il cuore è caldo dei nostri tursitani. Auguri, ho detto a Sua Eccellenza, e lo ripeto anche questa sera, cercando di invitare tutti voi per quello che la dottoressa qui vorrà chiedere a me questa sera. Grazie. Io le volevo chiedere, proprio perché sono io stessa, e credo tutta la platea, affascinata dalle sue parole, dalla sua energia, dalla sua forza e da questo sguardo giovane, nonostante gli 82 anni che lei ci diceva, qual è secondo lei la speranza concreta per questa società che in realtà adesso soffre tanto, per i giovani, detto da una persona di grande esperienza, ma soprattutto l'esperienza fatta da lei, per noi è importante sentirlo, è importante sentire il suo messaggio. Preso così mi sento subito di dire quello che ho nel cuore: la responsabilità globale di tutti i cittadini, non solo di Tursi ma del mondo intero, per pensare a tutti i fratelli del mondo, bisognosi e non bisognosi, per cercare di realizzare una unica grande famiglia attraverso la sobrietà dei costumi, non solo delle persone singole ma anche delle famiglie e della società. Fino a quando ognuno dirà la colpa dell'altro e la colpa non è mia, noi continueremo ad andare raminghi per il mondo e non riusciremo a dare un messaggio di amore a questa società che ha bisogno di fraternità, di amore, di
di altruismo e del coraggio, come il Cristo, di saper donare la propria vita agli altri e non servirsi degli altri per noi. Auguri, buona serata, buona continuazione di questa serata, e sempre a disposizione. Grazie. Grazie Monsignore, grazie per questo messaggio così pieno di energia e di speranza. Ed è a questo punto che io vorrei chiamare sul palco il sindaco, l'avvocato Giuseppe Labriola, perché è il momento per noi di consegnarle il premio Rabatana d'Oro, che è un riconoscimento che vogliamo darle appunto per la sua opera, per la sua missione che dura da una vita e che ancora lei sta portando avanti. Quindi chiamerei sul, se mi danno un aiuto, anche le ragazze dello staff per il premio, e il sindaco, sei presente? Eccoci qua, buonasera, buonasera sindaco, la ringrazio di essere qui. Allora, ecco, qui c'è il premio, io mi sposto. Ecco il sindaco di Tursi, l'avvocato Labriola, che premia Monsignor Vincenzo Francesco Cuccarese con il premio Rabatana d'Oro 2011. Un applauso a sottolineare questo momento. Sindaco, mi piacerebbe che lei dicesse una parola proprio per questo momento così importante. Beh, è stato già emozionante il dire di Monsignor Cuccarese, la sua oratoria è riconosciuta ormai non solo a Tursi, voglio dire, ma la cosa più importante è che la conclusione di questa tre giorni, che poi è stata intitolata anche, e questa sera si conclude con il premio Labatana, è una conclusione di grande interesse per noi tursitani, perché aggiungiamo una ciliegina in più su questa torta d'immagine che non solo l'amministrazione comunale, non solo il sindaco, ma tutta Tursi, e la presenza qui stasera ne è testimonianza, vuole dare all'esterno. L'interesse di questa città, che voglio dire è già fisicamente rappresentata nella sua storia, ma l'interesse di questa città è uscire all'esterno. Ecco perché abbiamo la necessità, ho l'onore anche di aver ricevuto l'ambasciatore d'Auria nella mia Tursi, daremo il premio anche a lui, così come daremo il premio agli altri, pare Di Tommaso e gli altri, per cui voglio dire è un fatto importante, soprattutto perché oggi finalmente incominciamo a porre, Don Franco, i punti essenziali per lo sviluppo di questo paese. Questo è l'importante per noi e siamo convinti, lo abbiamo detto l'altra sera, io ringrazio il presidente dell'associazione Terre Lucane, come ringrazio il direttore dell'Eco, che ci ha dato la possibilità di far rivivere questa nuova immagine di Tursi. Ma la cosa essenziale, lo ripeto, e Don Franco lo ha detto, a conclusione di queste serate, di questa estate che ci ha visti finalmente insieme, dobbiamo incominciare a dire che un pezzo di umanità sta cambiando anche a Tursi, anche sotto questo aspetto, sotto questo profilo, vero Don Franco? Abbiamo la necessità ancora di più di stare insieme per ricercare la lealtà, la correttezza soprattutto tra di noi, perché senza questi elementi, senza queste virtù, lo sviluppo economico poi non serve a nulla. Grazie. Noi ringraziamo Monsignor Francesco Cuccarese, grazie Eccellenza per la sua presenza qui, e veramente la ringraziamo per il suo messaggio di speranza, per le sue parole che l'hanno guidata, il suo pensiero l'ha guidata in tutti questi anni e guida anche noi. Grazie, grazie davvero. Sindaco, se vuole aggiungere qualche altra parola, per noi è un piacere, ma tanto la chiameremo anche successivamente per le altre premiazioni. La ringraziamo, grazie al sindaco di Tursi e al sindaco di questa splendida cittadina. Io sono particolarmente legata a questa città e sono rimasta incantata, sono stata incantata anch'io qualche anno fa, la prima volta che sono arrivata in questa città, e alzando gli occhi, vedendo la Rabatana, non ho potuto non salire lì su.
non percorrere quelle viuzze ormai abbandonate dove c'è un silenzio irreale. E devo dire che è bello vedere ogni tanto dei fiori vicino a un balcone, è bello vedere un segno di vita, è bello guardare dall'assù tutta la vallata e scorgere anche in lontananza il mare. Quindi davvero questo è un tesoro da conservare, da far rinascere, da rafforzare sempre di più. Quindi complimenti a tutti i tursitani per quello che hanno. Ma ora, dopo questo momento così importante, dopo la premiazione, quindi dopo aver consegnato il premio Rabatana d'Oro 2011 a Monsignor Francesco Cuccarese, se Romualdo è qui disponibile, mi piacerebbe che ci regalassi un'altra canzone con la tua splendida voce, la tua musica, e poi andremo avanti con gli ospiti d'eccellenza Lucani Doc con il premio Rabatana d'Oro. Romualdo. C'è la chitarra? Ora sì. La gallina coccodè spaventata in mezzo all'aia, fra le vigne cavolfiori mi sfuggiva Gaia. Quanto a lei e guardo te, che minaccio chissà che, mascherato da leone ma ho paura di te. Arrossisci finché vuoi, io ruggisco se vuoi, ma non sentirà. Il cane un po' barbone, legato alla catena, mi ruggiva come un leone ma faceva pena. Penso a lui e guardo te, che minaccio chissà che, mascherato da leone ma ho paura di te. Arrossisci tu che puoi, io ruggisco se vuoi, ma cosa accadrà? Sono io che scelgo te, se tu che scegli me, sembra quasi un gran problema, ma il problema non c'è. Gira, gira la gran ruota, e la terra non è vuota, ad ognuno la sua parte, stai per vivere un anno. Arrossisci tu che puoi, corri, fuggi se puoi, ma non servirà. Una vecchia canzone delle origini di Lucio Battisti, Il leone e la gallina. E grazie Romualdo anche per la scelta delle canzoni, perché sono delle canzoni che forse non ci capita spesso di ascoltare, quindi è un piacere ascoltarle questa sera. Andiamo avanti con la nostra serata. È arrivato il momento di avere qui sul palco un'altra eccellenza lucana, un giovane di Tursi che fa un lavoro molto particolare, quindi io vorrei invitarlo qui per raccontarcelo. Si tratta di Giuseppe Di Tommaso. Allora Giuseppe, benvenuto qui,
ti do del tu perché sei giovanissimo, fai un lavoro molto interessante, andiamo un po' più avanti così prendiamo bene la luce, fai un lavoro molto interessante come dicevo, poiché lavori per Uno Mattina, quindi lavori in Rai, un mondo che noi siamo abituati a conoscere solamente attraverso il piccolo schermo. Raccontaci qualche chicca del tuo lavoro, qual è la cosa più interessante, intanto che cosa fai in particolare, raccontaci un po' questo mondo così sconosciuto da dietro le quinte. Allora, io prima cosa volevo augurare una buonasera a tutti i presenti qui in piazza. Io lavoro, sì, in questo momento sto lavorando per Uno Mattina, ma lavoro per Rai 1 da settembre per Vita in Diretta e Amiche del Sabato. Faccio un lavoro particolare, un lavoro che mi porta a stare sempre in giro, a viaggiare tantissimo, ad avere a che fare con tanta gente e soprattutto trattare tanti argomenti. Faccio l'inviato e il regista, perché in Rai ci sono queste figure che noi troviamo i pezzi, ce li giriamo, ce li andiamo a cerchiamo gli ospiti, li intervistiamo e poi alla fine portiamo il prodotto finito che si vede da casa. Allora, da Tursi alla Rai e a girare l'Italia, qual è stato il tuo percorso? Anche per far capire magari a qualcuno, a qualche giovane che vuole, come sogno nel cassetto magari, di fare un lavoro del genere o comunque di fare un lavoro che sembra così irraggiungibile, qual è stato il tuo percorso proprio per arrivare a questo? Beh, il percorso è stato tanta gavetta, tante porte in faccia, ma che non hanno fatto male, anzi hanno aiutato a migliorarsi, a dare sempre il meglio, e da buon tursitano a essere molto orgoglioso. Quindi, ok, non arrivi a raggiungere un determinato obiettivo, però fai di tutto perché prima o poi ci devi riuscire. E nel tempo diciamo che questo mio modo di fare mi ha premiato, ecco. Bene, quindi tanto impegno, tanto studio, tanta tenacia, non mollare mai. E la tua gente come vive il tuo lavoro? Con curiosità? Ti fanno domande? Ti apprezzano? Ma guarda, io credo di fare un lavoro come gli altri alla fine. Ogni lavoro ha la propria dignità, ha il proprio interesse, l'importante è che si faccia con amore, con passione e che si voglia regalare e donare agli altri quel poco che si sa fare, che si è in grado di fare. Quindi sì, le domande ci sono, ad esempio quelle più frequenti, come quel conduttore, come quell'altro. Però ti dirò, sono sempre domande molto garbate e sempre con delicatezza ed educazione, che fanno piacere, ecco. Che poi appartiene al popolo lucano, e lo dico da lucana, orgogliosissima di esserlo. Io so che tu hai portato una sorpresa stasera, un video, se dalla regia sono pronti possiamo mandarlo, così lo regaliamo alla nostra platea. Sì, è un contributo filmato che andò in onda su Uno Mattina un paio di anni fa, proprio dedicato a Tursi. Torno al sud come a un destino che mi portò fino al sud. Quando il tempo è sereno, tutto attorno la terra dei burroni lampeggia al sole come fa uno specchio. Il nostro viaggio oggi ci porta a Tursi, in provincia di Matera. Si giunge attraverso una strada ricavata tra i bacini dei fiumi Sinni e Agri. Il paesaggio che si presenta è tra i più caratteristici e desolati della Basilicata. Tursi è situata sul pendio di un burrone, la zona dei Calanchi, terreni sciolti e ricchi d'argilla. Appare come un anfiteatro. Albino Pierro, uno dei più importanti poeti dialettali del Novecento, candidato al premio Nobel, nasce qui, nel rione Rabatana, il primo nucleo abitativo di Tursi, il 19 novembre 1916. Quante volte lo abbiamo visto pure con gli occhi chiusi, vuoto, un paese. L'opinione più comune è che Tursi abbia avuto origine da un castello costruito dai Goti verso il IV e il V secolo
e che prese il nome di terra del Turcom, attorno al quale sorsero le prime case in pietra. La Rabatana è letteralmente circondata per ogni lato da profondi e inaccessibili burroni che costituiscono il fantastico mondo delle Gliaranne. È da qui che parte la storia di questo paese. Per arrivarci alla Rabatana si sale un pietrame che sembra una scala puntellata su una parete crollata. La Gradinata è un'ampia e ripida strada che si estende sui burroni per oltre 200 metri di lunghezza. Le Petrizze, così viene detta in dialetto, poggia su un costone di timpa e all'origine era un selciato a gradini di pietre calcaree. Nella Rabatana si possono ripercorrere le stradine dei ruderi del nucleo primordiale e visitare quel che resta delle umili abitazioni, spesso di un solo vano. Rabatana voglio bene perché vi è morta lì mia madre. La portarono bianca su una sedia con me in fasce, come una Madonna col bambinello in braccio. La chiesa di Santa Maria Maggiore in Rabatana risale al X-XI secolo ed è uno dei monumenti più importanti di Tursi. Nel corso dei secoli la chiesa ha subito diversi interventi, tanto da perdere il suo originario stile. Gli arabi furono i primi ad abitare il nascente borgo e lo ingrandirono. La loro impronta è presente nel dialetto, negli usi e costumi e nelle case della Rabatana. Adesso manca il fiato a questo povero cuore spaventato e pesa più del mondo la maschera che metto per non sembrare più agli altri una rovina. Girovagando tra le strette e tortuose viuzze che salgono tra i silenzi della Rabatana, si tocca con mano una storia lunga e affascinante. Poco distante, sulla collina di fronte, austero e solitario, il cinquecentesco convento di San Francesco, dei frati minori osservanti, completamente abbandonato. Da qui la Rabatana sembra sospesa nel vuoto, circondata da paurosi precipizi. Vorrei tornare per sempre dove ci scorre come fra i dirupi l'acqua, la vita mia. Negli ultimi anni sono sorti poco distanti l'uno dall'altro due mulini ad acqua e un'antica fornace che risalgono con molta probabilità al XV secolo, in zona Pesco Grosso. Paese piccolo che sembrava un dirupo, dove ora sono rimasti solo il vento e la notte, c'erano una volta ragazzi, un'asina e un prete. Torno su, come si torna sempre all'amore. Tursi ora è diventato il paese del ricordo, della fanciullezza, della nostalgia che continua a rivivere nei versi di Albino Pierro. È un passato che non torna più. Che meraviglia, grazie Giuseppe, credo che veramente questo popolo, il popolo tursitano, ti debba dire grazie perché hai mostrato questa meraviglia. Io devo dire una cosa, non ce la faccio più a tenermela, qualcuno lo sa, ma io sono davvero innamorata di questo luogo, di quel luogo che sta lì su appunto, di quelle vie, di quel silenzio, e me ne sono talmente innamorata che pur non essendo di questa terra, io ho scelto di trascorrere il giorno più bello dopo la nascita di mio figlio proprio qui nella Rabatana, perché ho scelto di sposarmi in Rabatana, in quella chiesa, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, e poi anche di continuare il resto della giornata proprio lì al Palazzo dei Poeti, perché ho trovato nella vostra Rabatana il sogno che avevo cercato da una vita. Per me è stato davvero un momento
momento magico, mi è sembrato di vivere davvero in un altro mondo, e per me quello è stato il mio matrimonio da principessa in quelle stradine diroccate, in quelle stradine abbandonate che hai fatto così vedere a tutta l'Italia. Quindi noi ti diciamo grazie. So che hai un impegno molto importante, ora parte, andrai via da Tursi, e dove andrai con la RAI? Dicelo tu. Allora, mercoledì mattina mi faccio un po' di promozione, dalle 8:30 sono su Rai 1 con delle interviste sul calcio, delle curiosità, sempre per 1 mattina, e poi parto per Venezia, anche quest'anno per la Mostra del Cinema di Venezia, il terzo anno consecutivo che sono lì per Rai 1 e per il Vittorio Veneto Film Festival, che diciamo che è il Giffoni del Nord. E permettimi prima di salutarti di ringraziare tutte le persone che mi hanno voluto qui, Nunzia Di Bernardi, Terre Lucane e tutte quelle associazioni che in questi giorni ho visto collaborare e lavorare insieme con fatica per realizzare 3 giorni fantastici dove mi hanno fatto riscoprire proprio quei posti che un po' ho raccontato anche in questo filmato per Rai 1, ma che ho vissuto da bambino, essendo io tursitano doc. Quindi ringrazio la Proloco, la Croce Rossa, la Protezione Civile e tutti quei signori che con la loro semplicità hanno reso questi 3 giorni fantastici, non solo per me ma credo per tutti quanti noi di Tursi, e dobbiamo essere felici che questi eventi, queste manifestazioni si ripetano nel tempo. Grazie. Grazie Giuseppe, ma prima di andare via vogliamo darti un ricordo di questa serata, quindi io pregherei le ragazze dello staff di portare la pergamena, e la consegna verrà da parte del vice sindaco Salvatore Cosma, che credo sia presente, se non c'è qualcuno se può dirmelo, altrimenti chiamo la nostra presidente Nunzia Di Bernardi, presidente dell'associazione Terre Lucane. Ecco, grazie Nunzia. La pergamena a Giuseppe Di Tommaso per il suo impegno, il suo lavoro e per essersi distinto appunto come tursitano doc. Grazie Giuseppe. Grazie. E allora andiamo avanti e continuiamo a parlare di tursitani, di tursitani che speciali, di tursitani che vogliamo premiare, che vogliamo avere qui con noi e di cui ci piace la storia. Mi hanno detto di una persona speciale qui a Tursi, un uomo molto umile, una persona che ha vive di passioni, ha una grande passione, un grande cuore, e la sua passione, il suo cuore sono tutte per Tursi, e io vorrei chiamare qui sul palco, lo prego di salire, Salvatore Martire. Ecco che arriva Salvatore Martire. Buonasera, buonasera e benvenuto al Premio Rabatana d'Oro. Allora, signor Salvatore, io non la conosco se non per quello che mi hanno raccontato, però mi hanno detto che lei ha una grande passione e ha 2 passioni forse più importanti, il basket e il giornalismo. Cosa ci dice a proposito di questo? Così, che devo dire, il basket l'ho fatto per 30 anni, giornalismo, ma non sono un giornalista, non ho il titolo di giornalista, sarei una sorta di praticante, cioè un aspirante giornalista. Però diciamo che adesso faccio solo il cosiddetto giornalista, tra virgolette. Sono 9 anni che lo faccio e spero di arrivare a 10 anni e poi chiudere e andare in pensione, come si dice.
È una passione, quello dello scrivere, non è solamente il titolo che dà appunto l'essere giornalista, quindi lei, la sua capacità di scrivere, io ho anche letto dei suoi articoli e quindi la conosco da questo punto di vista. In più io so che lei è molto amato dai ragazzi, perché lei ha, ecco, è molto vicino ai ragazzi, si spende molto, molto per loro, ai giovani. Beh, in gioventù, adesso no, adesso sono in pensione, quindi ho chiuso con i ragazzi e con i giovani. Va bene, diciamo così. Noi ci teniamo a premiarla e a darle un ricordo di questa serata con una pergamena che verrà consegnata, se è presente, dall'assessore Antonio Caldararo. Se mi fate segno. Credo non ci sia. Presidente, noi la chiamiamo di nuovo sul palco. Nunzia Di Bernardi premierà e con la pergamena Salvatore Martire. Facciamo un bel applauso. Grazie, grazie Salvatore Martire, grazie, grazie mille della presenza, della sua presenza qua e di tutto quello che fa. E allora a questo punto, dopo questi bei momenti, dopo tutto quello che voi state regalando a me, perché mi state regalando una grande emozione, abbiamo ascoltato all'inizio della serata una poesia che naturalmente era assolutamente in tema e che era il miglior inizio di questa serata, che era appunto, non so come la pronuncio, Arabatena, forse male, l'Arabatana, da Paolo Popia. Io vorrei regalarvi una poesia che per me è molto importante, è una poesia di un altro grandissimo poeta, del principe del sorriso, Antonio De Curtis, in arte Totò, e questa poesia è dedicata agli uomini forti, agli uomini che non temono nulla, agli uomini umili che camminano, vanno avanti e non temono i confronti, perché poi sulla terra e in cielo siamo tutti uguali. A livello. Ogni anno, il 2 novembre, cielo senza per i defunti andare al cimitero. Ognuno l'ha da fare questa crianza, ognuno ha da tre questo pensiero. Ogni anno puntualmente in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza, anch'io ci vado. E con dei fiori adorno il locolo marmore e Vicenza. Stanna mi è capitata un'avventura, dopo d'aver compiuto il tristo omaggio, ma non se ci penso, che paura, ma poi facette un'anima e coraggio, il fatto è questo, statemi a sentire. Si avvicinava allora da chiusura, e io tomo tomo stavo per uscire, buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, ardimentoso eroe di mille imprese, morto l'11 maggio del 31. Osse ma che la corona ingoppa tutto, sotto una croce fatta di lampadine, tre mazze rose, una lista a lutto, cannello, cannelotto e se illumina. Proprio attaccata alla tomba il suo signore, c'è Stefana da tomba piccerella, abbandonata, senza manco uno fiore, per segno sulla mente una crucella, e in coppa croce appena si leggeva, Esposito del Gennaro nel turbino, guardandola che pena mi faceva, sto morto senza manco uno lumino. Questa è la vita, in capo a me pensava, chi ha avuto tanta e chi non aveva niente, ma sto povero Marona si aspettava che pure la tumuna era pensante. Mentre fantasticavo sto pensiero, si era già fatta quasi mezzanotte, e il rumanetto chiuso, morte e paura, nanze e cannalotto, tutto hanno tratto, la vega lontana. Io ombra avvicinarsi alla parte mia, pensa sto fatto a me mi pare strana, sto angusciata ad orrore, mo' è fantasia. Ad che fantasia, ero marchese, con tubo, la caramella e copa strana, e la tappiessa isse un brutto arnese, tutto fotente e con una scopa a mano. E chi lo certamente è Don Gennaro, o morto poveriello, scopatore. Ma, da sto fatto io non ci vengo chiaro, sono morto, e se ritirerà a quest'ora, ma...
Potevano stare qua se non passa. Quando Marchese si fermai e bot, sa voto e tomo tomo, calmo calmo, dicetta a Don Gennaro, giovanotto, vorrei sapere da voi, vile carogna, con quale ardire e come avete osato, per mia vergogna, di farvi seppellire accanto a me che sono un blasonato. La cassa è casta e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava sì inumata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre, sopportare non posso la vostra vicinanza puzzolente. Fa dopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia, io non v'avesse fatta questa torta. Mia moglie è stata a fare sta fessaria, e che potevo fare, io ero morta. Se fosse lì, faria contenta, gli assa casciolella, che qua tosse, è proprio un hobby, da sto momento, me ne trasistare in danata fossa. E cosa aspetti, o turpe malcreata, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stato un titolato, avrei già dato piglia alla violenza. Breia, me piglia sta violenza. A verità, Marchè, come sono scucciate te senti? E se perde la pazienza, per scordo che sono morta e sono ammazzata. Ma che credesse, non dire, che dindo vuoi capire che sì me uguale. Morto sei io, e morto sei pure tu. Ognuno com'è nato è tale e quale. Lurido porco, come ti permetti paragonarti a me che è imbinata agli illustri, nobilissimi e perfetti, da fare invidia ai principi reali? Ma tu vuoi Natale Pasqua e Epifania, tu vuoi mettere bene in capo un da cervello, ma stai malata ancora di fantasia. A morte, o sagre, è una livella, non re, non magistrato, non grand'uomo. Tra sé e sto cancillo, ha fatto punto che ha perso tutto, a vita, eppure un uomo. Tu non ti hai fatto ancora questo conto, perciò, stamma a sentì, supportami vicina, che ti importa? Sta pagliacciata e fanno sulle vive. Noi siamo serie, a parte di mia morte. Grazie. E allora ci tenevo molto a farvi questo omaggio perché è una poesia alta, una delle più belle forse scritte da uno che non era proprio un poeta ma era un artista a 360 gradi come tutti quelli che stiamo vedendo stasera qui. Allora Romualdo, continuiamo con l'arte e allora passiamo alla tua arte, al prossimo brano, a te. Stava anche a te però, eh? Allora, abbiamo cominciato con qualcosa di internazionale, la canzone di Paul Simon e Art Garfunkel, poi Battisti con cui ho girato fino a qualche anno fa con un musical, un brano invece da un mio ultimo lavoro, ancora, del 2005, che si chiama Sorrisi, grandi speranze, con una canzone molto particolare, che è una canzone che ho dedicato ad un ragazzo morto prematuramente del mio paese, appena 17 anni, un giovane ardito e niente, mi è venuta spontanea questa canzone. Mi apri la tastiera. Di storie ne ha inventate, ma quante lacrime hai versato? Quante volte tra le rughe le hai asciugate? Una lacrima è caduta, tanto
quante altre ne hai versate, quante ne hai catturate tra le ciglia, quante altre ne hai perdute. Una lacrima scorre, scivola via, giocata al cuore quando l'amore vola, svanisce nel nulla se non c'è dolore, colora il senso del tuo amore. La prima vola, raggiungi l'amore. Dille che l'amo con tutto il mio cuore. Lacrima sali, raggiungi le nuvole. Bagnale ritorna giù bagnandole il cuore. Una lacrima, un senso, se la senti dentro. Una lacrima, un volto, quello dell'uomo che ama l'eterno. Una lacrima scorre, scivola via, scornata al cuore quando l'amore vola, svanisce nel nulla se non c'è dolore, colora il senso del tuo amore. La nostra strada continua e tanta la voglia di vivere. Aspettando il giorno in cui saremo insieme a ridere. Ritrovando insieme emozioni da condividere. La nostra strada continua e tanta la voglia di vivere. Sembrerà strano che il destino ti abbia portato via, aspettando il giorno in cui saremo insieme a ridere, trasformando ogni sorriso in mille lacrime, ritrovando insieme emozioni da condividere. Cosa daremmo per averti ancora qui in mezzo a noi? La nostra strada continua e tanta la voglia di vivere. Aspettando il giorno in cui saremo insieme a ridere. Ritrovando insieme emozioni da condividere. Grazie, ciao Daniel. Grazie, grazie Romualdo. Io vorrei ancora ringraziare chi ha reso possibile questa manifestazione, la manifestazione Culture e Sapori Antichi nella Rabatana e il premio Rabatana d'Oro di questa sera, naturalmente l'Associazione Terra Lucana, Terre Lucane, il Comune di Tursi, il Comune di Genova, e la Regione Basilicata, l'APT, l'Unione Europea e ancora tutti gli sponsor, il sindacato UGL, la Fiat Carlo Magno e Policoro, la Rondine, la Quiet di Tursi, il ristorante Il Limone Concello di Gino Tarulli, Onoranze Funebri di Salvatore Gulfo, Malufruit di Vito Digno, l'Oasi della Frutta di Felicetta Leo, Bar Excalibur, Panificio di Santa Maria, Panificio di Cafaro e naturalmente ancora il ringraziamento doveroso alle forze dell'ordine citate diverse volte questa sera. Questi ringraziamenti io li faccio velocemente, ma naturalmente ci tengo a farlo perché questa manifestazione è stata resa possibile da
dalla collaborazione di tante forze che si sono unite appunto per rendere possibili queste serate. Ma andiamo avanti con la nostra serata e appunto, come dicevamo, questo è l'evento conclusivo di questa iniziativa, di questa 3 giorni, e nelle giornate precedenti ci sono stati 2 importanti dibattiti. Uno di questi c'è stato anche ieri sera Mario Truffelli è stato ospite qui a Tursi. Mario Truffelli è un grande giornalista, poeta, scrittore lucano e di un'eccellenza tutta lucana che ha raggiunto appunto altissimi livelli. Mario Truffelli ha parlato di Albino Pierro e ci ha consegnato un'intervista molto ricca di spunti e molto interessante che prego la regia di mandare in onda. C'è qualche problema? Ah, va bene, allora nel frattempo naturalmente io ringrazio ancora tutti voi per come state seguendo la serata, perché vedo una piazza numerosa. Ok, e grazie, vi dico ancora, restate perché la serata è ancora bella, interessante, intensa. Il video, l'intervista ad Albino Pierro. Che cerve alla ravatene segnana da patrizze, capare da maschee a puntellete, hanno timba sciullete. Quando tempo si gira, intorno a timba di aram, c'è un via da lusoe, come un specchio. È Albino Pierro, notte, che si recita in dialetto nel suo paese, nella sua rabatana, nella zona più antica e più suggestiva di Tursi. Paura cristiana. Il poeta è tornato dopo molti anni di assenze nei luoghi della sua fanciullezza, a Tursi appunto. Per lui, alle soglie dei 70 anni, ormai terra di funebri memorie, ma al riparo dalle grandi tempeste della storia. E non forte se può fenafi. Risillabando le parole del suo paese, Albino Pierro ha inventato la grafia del suo dialetto, ha composto un dizionario che arricchisce di parole nuove, parole ritrovate, che il tempo e il disuso stavano consumando. Ma io le voglio bene a Ravatena, camore che c'è morta, mamma mia, le portarono anche sopra la seggia, che mi indifascia come una maronna con bambinella in braccio. Che le sapete il tempo che passate e non torna ancora allo pazzo. Grazie Albino Pierro per questa commossa rievocazione anche di una tua vicenda familiare. Hai ricordato la Rabatana, hai ricordato in questa poesia anche la scomparsa di tua madre. Questa immagine che per i poeti del Sud è un'immagine emblematica, onnipresente. Però nella tua poesia è onnipresente il paese, Tursi. In questo paese dove tu sei tornato dopo molti anni, diciamolo pure, e magari sei tornato solo per farti celebrare. Questo no, sono tornato per rivedere le radici, per risentire le radici che mi appartengono e dove io mi ritrovo come se non mi fossi mai allontanato da Tursi. La memoria allora. La memoria, vivi con la memoria, di Tursi, delle generazioni passate, dell'infanzia. E questa infanzia si è fatta più prepotente, il ricordo dell'infanzia adesso? Penso di sì, perché più si va avanti negli anni e più affiorano le cose lontane come qualcosa che ti coinvolge in una maniera, non dico tempestosa, ma quasi. In genere faccio sempre una domanda agli amici poeti, a quelli che vivono lontano dalla loro terra d'origine. La feci a Sinisgalli, a sua volta, la faccio a te. Pensi una volta o l'altra di tornare a Tursi, di venirti a sistemare, naturalmente il termine ha significati molto vasti,
Questa è una domanda che mi mette in grande imbarazzo, carissima Mario Trofelli, vecchio caro amico. Purtroppo la nostra vita è come una parabola, è vero? Si svolge come una parabola, c'è la fase ascendente e la fase discendente. Io lo considero conclusa questa parabola della vita di Tursi. Ciò non toglie che Tursi è sempre in me, perché per la mia natura, per la mia costituzione, sia sempre in me. Ma ritornare qui dove non c'è più nulla, dove i miei parenti sono scomparsi, dove si può dire si è consumata questa parabola esistenziale della vita, è divenuta qualcosa di perfetto, quasi di irripetibile, e che può essere rivissuta soltanto da lontano nel ricordo, nel sogno. Quindi non sarei contento di tornare solo se avessi la possibilità e la forza di ritornare ai vecchi tempi e di ritornare ad essere quel monello che ero per le strade, che era, chissà, questo Dalakatuba, la Ravatan, Dubi Cigarelli, Ndiaram, voi conoscete bene questi luoghi che io ho cantato e che ho reso noti per celebri nel mondo. Amore, amore funno chiuduce, come grapisce l'occhio di mattina, sto mondo mi copre da cicchette come una palla nera di carbone, e fui di una terra raugliata senza di sicute come un surdo. E io lo curro appresso e pazzi in picce di guagninelle maete. Amore, amore forte, chiudo vente, che srarchite l'arbero e le sciolle di chiesa e le lime di montagna, dammi l'esempio a tutte quante cose ne picche di sto fiede di giante, e poi una uccia vela come uambe, casa abbraccia di spine immensi rose. Amore, amore grande chiudo mere, amore, amore forte chiudo vente, non ti scurde capure di tormente, c'ha di procede broce da fuoco come la frasca andreceta alla da frasca, pure che chilla che mi guardai in storte, eppure mo erano già morte. Amore, amore duce onnipotente, come ti fa che non ringraziamente. E che splendida emozione, questo è il vostro poeta, un poeta conosciuto a livello mondiale, candidato più di una volta al Nobel, un tursitano, davvero un'eccellenza lucana, una vostra eccellenza. E io vorrei ringraziare per la collaborazione anche il Parco Letterario Pierro e la Proloco nella persona del presidente Franco Ottomano. Facciamo un applauso ancora per queste altre forze che si sono adoperate per la realizzazione di questo progetto. E ora andiamo avanti, e c'è una signora, mi hanno parlato di una signora innamorata di Tursi, una signora che è innamorata della Rabatana, come tanti di noi appunto, ma che si sta adoperando concretamente per la rinascita della Rabatana, e io vorrei chiamare qui sul palco la signora Carmela Di Scipio. Ecco che arriva dalla Rabatana, signora, e sul palco vorrei anche, se ci sono qui i ragazzi in abiti arabi, proprio per far rivivere un po' dell'atmosfera di questo splendido quartiere. Li ho visti prima dietro le quinte, ragazzi, se ci siete salite sul palco. Signora, buonasera, è un piacere conoscerla. E allora a me hanno scritto un altro... Perché infatti la gente che sta intorno a noi non conoscono il nostro nome. Bo Carmela Di Scipio è mia madre, sì. Noi fa 50 anni che abbiamo lasciato Tursi, abitiamo in Francia da...
al 62. E io sono nata in Rabatana, anche mia madre. È vero che abbiamo sempre nel nostro cuore questo pezzettino di paese. È molto emozionante, scusate. Si sente la sua emozione vera dalla voce che si spezza ed è una cosa bella, signora, davvero. Io inviterei i ragazzi, prego, venite sul palco perché è bello che la signora parli della Rabatana con voi, con questi splendidi abiti arabi. Che meraviglia, ragazzi, mi sposto così vi potete far ammirare meglio. Prego, signora, venga più avanti. Allora, lei quindi vive in Francia, io non conosco appunto la sua storia, mi hanno detto è una signora innamorata della Rabatana e che sta cercando di far rivivere quel luogo. A dire la verità non è proprio così. Infatti dopo tanti anni vissuti, abitiamo a Parigi, tutta la nostra famiglia, mio padre partì nel 58 e noi nel 62 siamo andati a raggiungerlo. Poi, come tutti gli italiani doc che se ne vanno e portano con loro quasi tutta la loro famiglia, mia madre è stata seguita dai suoi fratelli e abbiamo fatto il nostro nucleo a Parigi, tutti i discipio direi. Poi poco a poco, avvicinandosi alla pensione, i miei figli che sono francesi, venendo qui in vacanza, mamma compriamo una casa a Tursi, mamma compriamo una casa a Tursi, è così che infatti fui la prima a comprare una casa a San Filippo perché volevo rimanere nel vecchio paese. E poi mio fratello mi ha seguito, mio zio mi ha seguito, degli amici francesi hanno comprato anche loro a San Michele, San Filippo, e ogni persona che viene in vacanza da noi, e ce ne sono parecchi direi, quest'anno più o meno una quindicina di amici francesi sono venuti, c'è un ragazzo che ha comprato anche lui, e poco a poco vogliono tutti comprare a Tursi e faremo un rione francese a San Filippo se continua così. Che meraviglia, signora, è un'ottima azienda di promozione turistica, fantastico, continui così, sicuramente i tursitani gliene saranno grati, ma tutti noi, perché far rivivere quel luogo è importante, e il luogo rivive con la gente, con l'amore della gente, con la passione della gente, quindi sentiremo parlare nella Rabatana un po' tursitano, un po' francese, quindi impareremo tante lingue, sarà bello soprattutto vederla vivere. Lei torna qui tutte le estati? Adesso, visto che sono prepensionata, questa fortuna, vengo molto spesso, adesso fa 2 mesi che ci sono, me ne vado un po' in Francia perché i miei figli sono lì, facciamo andata e ritorno, tanto con l'aereo è facilissimo adesso, in 2 ore ci arriviamo. Ecco, però volevo ancora dire a tutti i tursitani che abbiamo un paese eccezionale qui, un bellissimo paese, e che bisognerebbe che ognuno di noi faccia un piccolo qualcosa a livello, perché se posso dire una cosa che sorprende la gente che viene, è a livello sia che c'è molto da fare e ognuno di noi siamo responsabili, perché ieri sera c'è stata una bellissima festa sopra, anche qui, ma io ero a San Filippo, e stamattina le strade a San Filippo erano piene di bottiglie vuote, piene di bicchieri di plastica per terra, e la gente è sfortunatamente un po' sporca, tutti quelli che sono partiti da San Filippo buttando le loro bottiglie avrebbero potuto aspettare perché c'erano i cestini vuoti. Ecco, facciamo un po', rispettiamo un po' intorno a noi, che sarà più facile per la gente che viene da fuori di dire oh che bel paese, è già eccezionale, mi sarebbe ancora meglio. E queste sono le parole che mi sono state rapportate ancora ieri, gente che è lì che ha detto è peccato che è un po' sporco questo paese, ma ci stiamo lo stesso con tanta gioia, con tanta felicità, allora facciamo in modo che sia ancora meglio.
Grazie. Certo, grazie ogni cittadino responsabile di questo tesoro. Grazie signora e grazie per la promozione turistica che sta facendo a Tursi. Io inviterei questi splendidi ragazzi con questi bellissimi abiti a farsi avanti, sì, fatevi vedere, perché indossate degli abiti bellissimi e portate un po' di storia di Tursi qui su questo palco. Facciamo un bel applauso. Grazie ragazzi, grazie mille, dopo vi inviterò a salire di nuovo sul palco. Grazie. E allora andiamo avanti con i nostri ospiti e stasera abbiamo ancora un ospite importante e vorrei far salire qui sul palco Pietro Ninivaggi, presidente interprovinciale dell'UGL Coltivatori per le province di Matera e Bari, che ringrazio ancora per aver aiutato per la collaborazione data per la realizzazione di questa serata e di tutto l'evento. Buonasera. Grazie. Allora, signor Ninivaggi, allora lei è qui in rappresentanza di un sindacato, è un sindacato molto importante. Questo è un momento difficile per l'intero paese, ma la situazione è difficile a livello mondiale. Come i sindacati stanno affrontando questa situazione? Come si fa ad andare avanti anche a cercare delle mediazioni in un momento in cui veramente gli spiragli sono pochi, i tagli tanti e le aperture quasi nulle? Sì, grazie dell'invito, grazie della bella presenza, grazie della presentazione, grazie ai tursitani di avermi chiamato, però vorrei togliere qualche spazio perché vorrei un attimo spiegare che sindacato è un ruolo importante che fa da mediazione. Noi siamo un'organizzazione agricola che è una cosa diversa, siamo sempre sindacati. UGL, ma siamo un'organizzazione agricola, quindi noi promuoviamo impresa, noi facciamo lavoro e questo è quello che serve anche a questo comune, serve il lavoro, serve lo sviluppo sul territorio, bella diciamo questa manifestazione che sviluppa la cultura, ma io credo che debba abbinarsi anche lo sviluppo del lavoro, è quello che stiamo facendo su questo territorio, anzi su tutta la fascia ionica. Abbiamo iniziato un programma di investimenti molto serio, nella sola fascia costiera impegniamo quest'anno 98 milioni di euro nella realizzazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica. Sono iniziative che partono dal territorio, sono gestite dal territorio e rimarranno sul territorio e soprattutto produrranno energia pulita che non inquina. Nel comune di Tursi impiantiamo due impianti che basteranno a soddisfare l'intero fabbisogno di Tursi. Sono due impianti abbastanza diciamo impegnativi, producono all'incirca 1.300.000 kWh annui e bastano per circa 5.000 famiglie. Tursi credo che abbia 5.000 abitanti o qualcosa di meno, quindi ci sarà energia pulita per tutti e in un prossimo futuro anche a un buon prezzo. Ognuno di noi credo che debba fare la propria parte è quella per intanto di rendere pulita, come diceva la signora prima, pulito questo ambiente. Produrre energia pulita significa contribuire a un ambiente pulito, significa contribuire a sviluppare il territorio e soprattutto quelle aree agricole che ormai purtroppo non danno più reddito, e questo lavoro è stato pensato, strutturato e finanziato dagli agricoltori che debbono pensare in un modo diverso, continuare a produrre le vecchie tradizioni per un mercato che ormai non assorbe più, significa continuare a parlarsi addosso. Quello dell'energia pulita è un nuovo business che debbono fare gli agricoltori e noi lo stiamo facendo in tutta la fascia ionica.
Grazie, noi la ringraziamo naturalmente di questo lavoro e anche di averlo raccontato, perché spesso non si sanno queste cose. Poi naturalmente, come dicevo, questa è la prima edizione dell'iniziativa Sapori, Culture e Sapori Antichi della Rabatana, quindi si può pensare anche per l'anno prossimo e per le prossime edizioni ad una collaborazione anche diversa, anche un modo per far conoscere di più quello che è il vostro lavoro. E c'è un'altra domanda che io le vorrei porre riguardo all'avvertenza degli agricoltori del Metapontino alluvionati. Che cosa sta succedendo e quali notizie ci può dare a questo proposito? Beh, gli eventi climatici non si possono prevedere. Gli eventi climatici vanno subiti, bisogna soltanto organizzarsi con delle culture che resistano a questi, diciamo, cambiamenti climatici, non insistere sulle vecchie tradizioni, continuare a produrre la pesca perché la pesca la produceva mio padre, mio nonno e così via, non funziona più, continuare a produrre un tipo di prodotto che non è richiesto dal mercato. È bene che questo l'agricoltore deve capirlo. Ci sono nuovi metodi di difesa che vanno implementati per ciò che riguarda queste avversità, e anche qui un pochino di trascuratezza sul territorio sempre c'è. Quando ci sono queste alluvioni, questi, diciamo, staripamenti di alvei fiovali, è anche perché c'è poca manutenzione sul territorio. Se io facessi una domanda a voi, vorrei spostarmi un pochino più avanti perché le luci infastidiscono. Se io facessi una domanda a voi, vediamo se qualcuno riesce a rispondermi. L'acqua da dove viene? Nessuno mi sa rispondere. Qualcuno mi dice dal rubinetto. Se vi facessi una domanda, l'aria chi la produce? Pochi lo sanno e soprattutto nessuno sa quant'aria ha bisogno di inspirare ogni giorno. Eppure il primo alimento, basta chiudere il naso per 2 minuti e siamo in posizione orizzontale. Tutti abbiamo bisogno di aria, ma nessuno sa come si produce l'aria. Eppure è semplice, viene tutto dalla terra. L'aria, l'ossigeno lo producono le piante. E quindi bisogna mantenere pulito il territorio. Bisogna tenere sul territorio quelle piante che aiutano quel processo di trasformazione, di assorbimento di carbonio, di CO2, stoccano il carbonio e rilasciano ossigeno. L'acqua, gliela dico signor sindaco, non è questa la sede. L'acqua, l'agricoltore non la deve pagare. L'acqua per l'irrigazione dei campi, l'agricoltore non la può pagare, perché è lui che la raccoglie, è lui che fa la manutenzione sul territorio, la manda sugli invasi e poi viene distribuita. Non funziona questa storia dei consorzi di bonifica. L'agricoltura deve organizzarsi se vuol sopravvivere. Purtroppo l'agricoltore continua a pensarla all'antica. Però ci sono tre questioni essenziali che vorrei ricordare. Aria, acqua e alimentazione vengono dalla terra. La terra va amata, non va dimenticata. Guardatevi intorno, c'è un territorio abbandonato, non funziona. Tutti debbono fare la loro parte. Noi come agricoltori cerchiamo di farla, cerchiamo di portare sviluppo sul territorio, lavoro e soprattutto intelligenza per produrre quelle attività che oggi hanno bisogno di svilupparsi. E adesso permettetemi un piccolo fuori programma, non me ne voglia. Complimenti a quel maestro delle scuole d'infanzia che mi ha fatto ricordare quando ero bambino, tutti siamo stati bambini. Complimenti, una bella rappresentazione. Complimenti alla nostra presentatrice. E chi l'avrebbe mai detto? Sarei dovuto venire a Torsi per sentire la livella da una bella signora, mai sentita. Bravi, bravi. Complimenti anche al presidente Terre Lucane che ci ha invitato e che ha organizzato, io credo, insieme a tanti altri. E poi, siccome che noi siamo abituati
da buoni contadini ad essere generosi, a dare più che ricevere, prego la responsabile, la nostra responsabile di Scanzano, di salire sul palco. Abbiamo pensato, prima che pensate voi a noi, abbiamo pensato di premiare chi fa queste iniziative sul territorio, perché questa è un'iniziativa che va sicuramente incoraggiata. Noi siamo al vostro fianco, ci saremo, abbiamo iniziato quest'anno, continueremo ad esserci, e quindi questa volta la premiazione la faccio io. Chiamo qui la presidente di Terre Lucane. UGL Coltivatori, che ha degli organizzati qui sul territorio, che hanno fatto iniziative e continueranno a farle, ha pensato di dare un piccolo riconoscimento al presidente di Terre Lucane con questo modesto omaggio, che raffigura il seminatore d'oro, è il nostro marchio, è il Cristo seminatore che è alle nostre spalle, quindi ci riteniamo di essere, come dire, preparati, protetti. E con questo omaggio, che sia anche di protezione a voi, la UGL vi consegna questo modesto premio. Credo di aver detto tutto. Posso salutarvi. Grazie a tutti. Grazie a Pietro Ninivangi, è il presidente interprovinciale dell'UGL Coltivatori per le province di Matera e Bari. Io prego Nunzia Di Bernardi, visto che sei qui sul palco, e allora ne approfitto ora perché avrei voluto chiamarti tra un po', vieni un po' più avanti per favore. Sì, forse una ragazza dello staff, esatto. Volevo, io ci tenevo appunto a chiedere alla nostra presidente, essendo questa la prima edizione del premio, come sta andando, se le attese sono state rispettate, qual è i progetti per il futuro? Dici qualcosa. Buonasera a tutti, intanto ringrazio tutti voi della vostra presenza. Diciamo che è stato molto complicato, in quanto è una manifestazione abbastanza consistente, è stata una manifestazione molto consistente, e anche perché il territorio di Tursi, e soprattutto la parte storica di Tursi, quindi il quartiere storico, non è piccolo, è abbastanza lungo il percorso, quindi abbiamo avuto delle difficoltà. Grazie all'amministrazione, e quindi nella persona del sindaco e tutta l'amministrazione, anche le associazioni, questo è stato possibile, quindi soprattutto ringrazio loro. Alle volte adesso non volevo essere polemica, però molte volte c'è sempre qualcosa che ti spinge a fare qualche polemica. Innanzitutto vorrei che alcuni di Tursi, perché non tutti, e ho visto molte persone di cui farò il nome, che hanno collaborato alla grande con noi, ci hanno dato una mano e sono stati veramente una squadra, e quindi li ringrazierò persona per persona. Però c'è una chiusura, io non capisco perché alle volte quando qualcuno ha un'idea è come se non fossimo più in democrazia, c'è una chiusura che ti spinge a dire: ma io devo passare da una dogana per realizzare qualcosa? Non ho capito, le provocazioni, le istigazioni, questo non è giusto. Io non mi arrendo con le mie socie, con i miei soci e con chiunque abbia intenzione di realizzare qualcosa qua. Tursi è dei tursitani, ma è di tutta l'Italia, di tutto il mondo. Questo voglio dire, e non è giusto che si passi da una dogana. Io prima ho sentito delle provocazioni, non voglio rispondere, non voglio polemizzare, però non è giusto.
Noi l'anno prossimo continueremo a fare di nuovo questa manifestazione, spero con la collaborazione del sindaco, che è stato gentilissimo, ha fatto il percorso con noi per creare, si è messo a nostra disposizione, e di questo sarò sempre riconoscente al sindaco Labriola. Tutto qua, adesso io vorrei leggere tutti i nomi di coloro che hanno partecipato. Sì, grazie signora. Allora, ringraziamo la Protezione Civile, i Vigili Urbani, il Comandante Giovanni Sanchirico, i collaboratori tutti, Orlando Mimma, Liguori Rosa, Gentile Carmela, Guerra Rosita, Orlando Rossella, Orlando Marianna, Orlando Mina, Orlando Vincenzo, Salerno Nicola, Leone Pietro, Gallo Antonella, De Biasi Alfredo, Fusco Filomena, Angotti Carmela, Guglielmucci Angela, Andrea Montemurro, Anna Di Bernardi, Macchia Angela, Ferrara Lisa e ancora Salerno Filippo, Salerno Dino, Incarnato Giovanni, Virgallito Luciano per le luci, Cosmo Luciano, Gulfo Antonio per la mostra delle fotografie, Ubandon, un gruppo musicale, Paolo Popia, Russo Pina, Gaetano Pipino, Don Battista, Don Giovanni e ancora il maestro Salvatore Verde. I ragazzi con i costumi, quindi Domenico D'Amore, Adelaide Viviano, Francesca Mazzero, Stella La Polla, Anna Paola Viviano, Filomena Ancora, i ragazzi dello staff, Francesca Sanchirico, Graziella De Pizzo, Alessandra Putignano, Carmelinda Guglielmucci, Giulia De Biase, Maria Antonietta Salerno, Marianna Orlando, Federica D'Alessandro, Elisa Di Bernardi e Alda Montemurro. Grazie a tutti, buona serata. Grazie a te. Foglio. Grazie a te Presidente, credo che la risposta a tutto sia questa iniziativa, sia questa tre giorni bellissima di cui voi avete goduto e che ancora si sta celebrando questa sera, quindi andiamo avanti uniti, continuiamo a far conoscere questa splendida terra, la vostra terra che è terra di tutti. E allora io direi, Romualdo, di regalarci un altro momento della tua arte, no. Sono qui. Non andare via perché ti volevo consegnare questi due dischi da dare al primo cittadino. Sì, certo. E c'è anche il tuo qui, eh? Ah, grazie mille, ecco, mi stavo lamentando. Infatti io volevo appunto dire a chi non ti conosce, io ti conosco da moltissimi anni. Tu mi conosci da un ventennio. Da un ventennio, diciamo, sì. E quindi Romualdo porta la sua musica in giro, la sua arte veramente da tantissimi anni. Quindi ormai la musica ti appartiene, ti sta addosso come una seconda pelle. Beh, l'ho cambiata spesso comunque, come si cambiano gli abiti la mattina. Si rinnova, eh? certo, naturalmente. E allora continuiamo ad ascoltare Romualdo, grazie mille per questo omaggio e poi io lo darò al primo cittadino. Avrai l'obbligo di consegnarlo al primo cittadino. Certamente. Un altro pezzo dall'ancora ultimo, visto che sto preparando il nuovo, che uscirà spero per la fine di questo 2011, in cui sto facendo una ricerca pazzesca che dura ormai da 5 anni, ma spero di arrivarci presto. Ancora un brano tra i più significativi, insieme a quello che vi ho fatto sentire prima. Quello era triste, dedicato ad un giovanissimo morto prematuramente. Questo invece è dedicato all'amore, il simbolo della vita, e alla nostra stella. Ognuno di noi ce n'ha una lassù nel firmamento. Thank you.
sei nel cielo, una nube in più. Tu sei il mare, un'onda in più. Tu sei il mio sonno, svegliarmi più. Se io fossi il fuoco, accenderei in te tutto l'amore che si trova in me. Se io fossi l'aria, respirerei in te. Se fossi il vento, ti spingerei in me. Se io fossi la notte, ti prenderei per mano, fermando, parlandoti piano, sussurrandoti amore, andiamo lontano. Tu sei Romualdo. E allora arriviamo al momento clou della nostra serata per il premio Rabatana d'Oro 2011. Io inviterei sul palco un lucano doc, l'ambasciatore italiano in Austria Eugenio D'Auria. La prego, ambasciatore, di venire qui da noi. Buonasera, buonasera e grazie di essere qui. Noi siamo onorati di averla qui con noi per questa prima edizione del premio Rabatana d'Oro. Lei è appunto ambasciatore dell'Italia in Austria e siamo noi tutti molto curiosi e affascinati dal suo lavoro, che la porta a viaggiare molto, a cambiare spesso sede. Ci piacerebbe che lei ci raccontasse appunto quali sono le caratteristiche del suo lavoro, qual è stato il suo percorso diplomatico, le sedi anche più complicate da gestire. Innanzitutto vorrei ringraziare lei, gli organizzatori e per tutta la popolazione di Tursi, il signor Sindaco. Grazie per l'invito, grazie per aver pensato a me e sono felice di essere qui l'ultimo giorno delle mie vacanze in Lucania, perché domani riparto per Vienna dove riprenderò servizio. Per essere un diplomatico bisogna avere molta curiosità, bisogna avere molto interesse per le persone, bisogna avere voglia di conoscere altri mondi. È una banalità, ma è la molla che spinge in direzione di una vita affascinante, di una vita molto interessante, ma a volte scomoda, perché cambiare abitudini, cambiare amici, immergersi in nuove realtà a volte può essere difficile. Io so che lei con la sua famiglia finanzia una borsa di studio ogni anno, ci può parlare di questo? Sì, devo dire appunto, essendomi spostato dall'Australia all'Egitto, al Senegal, alla Francia, alla Germania, ho sempre voluto mantenere le radici qui in Italia, ma soprattutto in Lucania, perché sia la famiglia di mio padre che quella di mia madre sono della Lucania
e quindi ho pensato che fosse quasi un mio dovere rendere testimonianza di questo amore per una terra che ho purtroppo, come tanti altri, abbandonato, e anche se io ho avuto la fortuna poi di poter ritornare regolarmente ogni anno. E la volontà era soprattutto quella di incoraggiare i giovani a fare delle ricerche, a riflettere sulla situazione che c'è in Lucania, una regione che è nota per alcune doti, tipo la tenacia dei lucani, la volontà di mantenere riservato il proprio impegno ma di non lasciarlo perdere mai, e a questo punto mi sembrava appunto importante aiutare i giovani in questa direzione. E ho lanciato quest'idea con degli amici di Lauria. All'inizio era una cosa limitata a Lauria e l'abbiamo progressivamente ampliata a tutta la zona sud della Basilicata, ma soprattutto possono partecipare senza distinzione di titoli di studio, cioè tutti i cittadini lucani che siano stati residenti per almeno 3 anni in una certa zona e che presentino delle idee o delle proposte o delle analisi sulla situazione della nostra regione in questo periodo. E mi sembra un'ottima cosa e sicuramente un'ottima opportunità per i nostri giovani, per i giovani lucani e non. E, un'altra cosa, mi è giunta voce che appunto c'è stata la possibilità per tanti giovani che si sono recati in Austria anche per visitare magari i campi di concentramento, tutto le bellezze dell'Austria, anche di visitare l'ambasciata italiana in Austria. Si può dare questa possibilità anche ai nostri giovani, ai giovani di Tursi per esempio? Cosa bisogna fare per poter fare questa esperienza? È un piacere ricevere delegazioni di italiani a Vienna, in un edificio che è particolarmente prestigioso perché era di proprietà del principe Metternich, quel principe che proprio amante dell'Italia non era, ma era amante della cultura e dell'arte italiana. Il Regno d'Italia nel 1908 ha deciso di comprare quel palazzo, lo ha ampliato, lo ha arredato con mobili che arrivavano, dipinti e statue che arrivavano dal Piemonte, dall'Emilia Romagna, da Napoli, e quindi è diventato la sede dell'ambasciata. Naturalmente sarei felicissimo di ricevere ancora delegazioni lucane, di Tursi e di tutta la regione. È semplicissimo, basta andare sul sito del Ministero degli Esteri e quindi dell'ambasciata e successivamente mandarci un'email per annunciarci la data dell'arrivo in modo da poter concordare le modalità della presenza. Non prometto, come faccio con gli amici austriaci, di offrire delle specialità lucane, però prometto di offrire delle specialità austriache, per esempio. E non mi sembra male, quindi giovani tussitani, insegnanti, mettetevi in movimento e cogliamo al volo questa occasione. L'ultima domanda prima di passare alla premiazione, gli italiani all'estero, come in Austria per esempio, gli italiani come sono visti? Sono visti in un paese che tradizionalmente è stato, tra virgolette, nostro nemico fino al 1915-18. Alcune cose gli austriaci non le hanno dimenticate, così come non le dimentichiamo noi, però in questo momento degli italiani apprezzano soprattutto la spontaneità, apprezzano la sincerità, apprezzano la voglia di vivere e di lavorare e soprattutto hanno una conoscenza approfondita del nostro paese, che viene non solo dalla storia, ma viene anche dal fatto che ogni anno gli austriaci assicurano 2 milioni di presenze turistiche, non solo nel nord Italia, ma sempre più spesso verso il sud, in particolare Puglia, Sicilia, Sardegna. E a questo riguardo ho cercato in questi giorni di alcuni contatti con le istituzioni lucane, perché fare un minimo di pubblicità alla nostra regione non guasterebbe per dirottare un po' di turisti austriaci in direzione di Matera, in direzione di Maratea e in direzione di tante altre località
che in parte gli austriaci conoscono, ma che hanno bisogno di essere sempre più mostrate al grande pubblico. Noi la ringraziamo, ambasciatore, naturalmente per il suo lavoro e per quello che fa per l'Italia. A questo punto io vorrei chiamare qui sul palco il sindaco, l'avvocato Labriola, per la consegna del premio Rabatana d'Oro, anche la nostra presidente di Terre Lucane, Nunzia Di Bernardi. Vorrei sul palco anche tutti i ragazzi che hanno indossato gli abiti arabi. Devo ringraziare anche chi ha prestato gli abiti arabi, ma chiederò alla nostra presidente di ricordarmi il nome, perché in questo momento mi sfugge, chiedo scusa. Ringraziamo Filippo Palermo che ci ha prestato questi splendidi abiti. Perfetto, grazie a Filippo Palermo. Ecco, arriva dalla nostra ragazza, arriva il premio Rabatana d'Oro consegnato all'ambasciatore italiano in Austria, Eugenio D'Auria. Un applauso e grazie. Grazie mille, prego ragazzi, venite pure sul palco. Grazie mille, grazie ambasciatore. Non per voglia di parlare, ma io sono in vacanza da 3 settimane, quindi sono un po' fuori allenamento e ho commesso un errore, ho dimenticato di portare con me un piccolo ricordo dell'ambasciata d'Italia a Vienna, che però farò avere al signor sindaco e a tutti gli altri che hanno partecipato a questa serata tramite, se capisco bene, un doppio cittadino, cioè Mario Lamboglia, che ringrazio. È una sciocchezza, è soltanto un badge con il disegno di Palazzo Metternich, con la promessa poi di vedervelo indossare quando sarete a Vienna. Grazie mille. Grazie, grazie ambasciatore. Noi, se vuole restare con noi sul palco, ne siamo felici, perché ci avviamo alla conclusione anche un po' veloce della serata, perché ci siamo un po' dilungati, ma abbiamo tanti ospiti, quindi vorrei chiamare ancora qui sul palco. Un attimo, e recupero la scaletta. Allora, un altro talento locale, Tursi abbiamo detto è la terra dei poeti, quindi vorrei Francesco Gallicchio, che è un altro poeta della vostra terra, ama la poesia e ha scritto diverse poesie, soprattutto un componimento legato ai bambini. Buonasera, buonasera signor Gallicchio. Che meraviglia, in stile vacanziero. E allora, purtroppo le chiedo, non posso dilungarmi molto perché i tempi sono stati un po' lunghi, però ci tengo che lei ci faccia ascoltare il suo componimento, credo sia proprio quello dedicato ai bambini. Grazie. Grazie signor sindaco per la lettera. Voglio solo dire che sempre io devo ringraziare te e l'intera amministrazione. Grazie Cosma, grazie a questo pubblico meraviglioso. La poesia è dedicata ad Albino Pierro, il quale parlerebbe dall'altro mondo. Donna Albina, che risponde ai cose che avete dicendo? Le spazio e le perdoni. Tant'azione che affronta San Davide, pur io, e ti scegliete alcuna volta. Mi raccomando, la carretta mia, ma non si a me lontana la poesia, non c'è avvertezza con il paese, non l'abbandonese che nessuna cosa, menzicerese, io rofo e io rosa. Quando vuoi tutto in paradiso, senza patente e senza passaporto, quando vuoi su cancelli ed aperto, a morte è una santa liberazione, perché che lo sapete anguno, ma anche Cristo ci pensava di due voti, non c'è una che torna da dritta. Io non mi scorderò mai, paesana, vicino e lontano, vecchi vostri bene, quando sapono che su Tursetena, pure i santi mi chiamano Donna Albina. Grazie. Grazie, grazie.
Allora io inviterei qui sul palco il vice sindaco Salvatore Cosma, perché ora vorremmo fare un'altra premiazione per un altro tursitano doc, una persona che è molto legata a questa terra, Mario Bruno, che ha scritto diverse canzoni le dedicate alla Madonna, perché poiché Tursi, ma non solo, è legata al culto della Madonna di Anglona. Buonasera. Buonasera, Mario Bruno è in piazza? No, non c'è, allora il nostro omaggio va comunque a lui e ci fa piacere che sta qui con noi il vice sindaco. Vorrei ancora qui sul palco per il gran finale Salvatore Verde, che appunto ha curato il video che è stato proiettato prima dell'inizio di questa serata, a modo armonico semplice, l'asilo di un maestro. E qui forse c'era ma si è allontanato, nell'attesa comunque che salga con noi sul palco. Io invito anche tutto lo staff a salire sul palco con noi, anche perché a chiusura c'è una lotteria che è stata promossa per aiutare le attività dell'organizzazione, dell'associazione per la realizzazione anche di queste serate. È arrivato il momento appunto dell'estrazione. Se c'è il comandante dei Vigili Urbani, noi saremmo lieti di averlo qui con noi per l'estrazione finale, altrimenti pregherei intanto una ragazza dello staff di prendere la scatola con i bigliettini, che dovrebbe essere lì, ecco, all'ingresso. Presidente, a lei l'onore di pescare il primo bigliettino. Allora, i premi, iniziamo dal terzo premio, che è un lettore DVD, e vediamo a chi va, prego. Uno, sette, otto, tre. Allora il numero 1783 che ha acquistato questo biglietto ha vinto un lettore DVD. Naturalmente se non è presente stasera qui, poi può far riferimento. Metteremo i numeri esposti sia al comune, su internet, in modo tale che possa, e anche nei paesi dove sono stati venduti. Anche perché vorrei dire che nel paese di Gorgoglione sono stati venduti più biglietti, quindi eventualmente se non risulteranno questi numeri, verrà fatto di nuovo una estrazione per poter premiare anche questo paese. Perfetto. Sì, una ragazza dello staff. Allora, passiamo all'estrazione invece del secondo premio. Vice sindaco, la posso pregare di farlo? Il secondo premio è una macchina fotografica digitale. Vediamo a chi verrà assegnata. Allora, il numero è 00654. 00654 vince una macchina fotografica digitale. E allora, per l'estrazione del primo premio, il primo cittadino, la preghiamo di fare questa estrazione importante, poiché si tratta di un fine settimana per due persone a Capri. Quindi è una cosa molto bella. Il numero è 00253, ripeto, 00253. Ecco, lo consegno, voi avete registrato tutto. Siamo arrivati alla fine, abbiamo dovuto ora un po' correre, ma abbiamo chiamato tutti gli ospiti sul palco, ci siete ancora in tanti nella piazza. Noi vi ringraziamo per come avete seguito la serata, ringrazio davvero tutti i nostri ospiti, grazie sindaco, vice sindaco, ambasciatore, grazie presidente, tutti i ragazzi dello staff che hanno collaborato, tutti voi in costume, tutte le organizzazioni, le associazioni, tutti gli sponsor che si sono adoperati per la realizzazione di queste giornate, del premio, della,
dell'iniziativa Cultura e Sapori nella Rabatana e del premio Rabatana d'Oro 2011. Poi l'anno prossimo e tutte le altre edizioni che ci saranno di questo premio meraviglioso in questa splendida terra. Tursi è bella, Tursi deve essere visitata sempre di più, la Rabatana è un tesoro, la Rabatana è la vostra storia, la Rabatana è ricca di magia, di odori, di sapori, sono pietre che parlano, voi ascoltatele, le ascolterà tutta l'Italia e tutto il mondo. Grazie, arrivederci all'anno prossimo. Romualdo, a te il saluto finale. Facci